Ciao chef, mentre tu stai elaborando il tuo piatto, ho qui con me un ospite, Vittorio. Ciao. Di cosa parliamo, Vittorio, oggi? Beh, io a caso parlerei di oli, visto che li sta usando anche lo chef. Ti ho portato i nostri oli. Oli della zona di? Siamo a Vetralla. Quindi nel Lazio. Che oli hai portato? Armando, ho portato degli ottimi oli. Olio Traldi, che produce l'azienda agricola Francesca Boni, che si trova a Vetralla, quindi nella Tuscia. Si sente che io sono della Tuscia. Moltissimo, infatti. Ne vedo quattro. Sì, sono quattro perché sono oli differenti. Abbiamo il nostro Classic, a seguire Lectia, che prende il nome da una donna aristocratica etrusca. Poi c'è Eximius, il nostro medio, quindi il nome di un gladiatore romano. E chiude Athos, il più intenso, che prende il nome da una figura della mitologia greca. Gli oli non sono diversi soltanto esteticamente, hanno delle caratteristiche organolettiche differenti per l'abbinamento con i vari piatti, però l'olio va saputo interpretare, assaggiare. Mi hai incuriosito, ma lo possiamo assaggiare quest'olio? Lo assaggeremo sicuramente, però siccome l'assaggio fatto bene dell'olio è un rito a tutti gli effetti, io direi di prenderci la prossima puntata con calma. Ok, alla prossima, ciao chef! Ciao chef, oggi siamo qui per assaggiare e degustare l'olio con Vittorio dalla Tuscia. Esatto. Armando, c'è gente, per favore, si vede che sei abituato al vino, non sono questi bicchieri adatti per assaggiare l'olio, te li prendo io. Eccoli. Oh. Ti chiederai perché sono blu. Perché sono blu? Perché a differenza di quello che si può pensare, nel mondo dell'olio il colore non è indicativo e può fuorviare il giudizio, quindi si mette in un bicchiere di vetro blu perché il blu impedisce all'occhio di carpire le sfumature di verde e di giallo. Perché l'analisi che andiamo a fare con l'olio, prego. Allora, insegnami come si prende, certo, un calice di questo genere. Parliamo di analisi sensoriale in prima battuta. Beh, come vedi il bicchiere è facile da tenere in mano, è fatto apposta. Lo devo scaldare. Quindi con una mano lo avvolgi affinché sprigioni calore, attrito, e con l'altra mano lo tappi, perché andiamo a sollecitare delle particelle dell'olio che se non sono riscaldate poi non percepiamo al naso. Quindi il movimento è questo qui. Quando è sufficientemente caldo al tuo palmo della mano, lo porti al naso e lo analizzi dal punto di vista sensoriale. Che sensazioni ti dà? Un profumo di erba fresca. Bravo! Beh, innanzitutto se l'olio non è invitante al naso è inutile metterlo in bocca, già se non passa quel test è bocciato. Molto invitante. Il secondo passaggio, che è conseguenziale al terzo, è molto difficile, tra virgolette, mi devi seguire un po'. Mettiamo nella bocca una quantità d'olio che riteniamo sufficiente e quando ce l'abbiamo ancora nella parte anteriore tra la lingua e i laterali del palato, facciamo entrare in maniera decisa dai denti davanti dell'aria in questa maniera. Si chiama strippaggio, è un gesto tecnico, ma si fa così. Non facciamo altro che nebulizzare l'olio, espanderlo in maniera omogenea su tutto il nostro palato. Strippaggio. Strippaggio. Te lo faccio vedere io e poi provi tu. Bravo. Sento il dolce e l'amaro. Esatto, e senti un senso di bocca piena, cioè l'olio ti ha riempito interamente il palato e conseguentemente è andato giù alla gola, che raschia un po'. Quelli sono i polifenoli che danno questo senso all'inizio di bruciore e poi di sollievo, perché i polifenoli sono degli antiossidanti naturali tra le 250 e oltre sostanze benefiche che contiene l'olio extravergine di oliva. Ok, alla prossima, ciao chef!